facciamo così, siccome in questi giorni sto registrando una speedrun, andiamo avanti, facciamo un altro paio di video per la speedrun e giochiamo contro il Super Gaz 90 con la bandiera dell'Inghilterra. Sembra una bandiera dell'Inghilterra un po' strana, devo dire. Cavallo C3, qua ragazzi è importante giocare D5, anche se siete giocatori di Est Indiana e volete giocare il fianchetto a tutti i costi. Qua ci arriva E4 e dopo siamo costretti a giocare una Pirc, quindi D5 è abbastanza importante. Non che la Pirc sia così una schifezza, però. Alfiere F4, ok, quindi lui ci gioca il Jobava London. E qua la mossa più accurata probabilmente è A6, che previene cavallo B5 e il cavallo in C3 adesso è veramente poco sensato. Però ok, ci sono anche altre mosse ovviamente, ma A6 è una delle più... delle migliori. Qua si può giocare C5, ma noi giochiamo B5. Sì, registriamo da subito perché è una speedrun, non è che possiamo mollare così. Ok, allora alfiere D3, possiamo anche giocare C5. Su E6, forse G4 qua è interessante. Forse. No, dai, facciamo E6. E alla prossima C5. Reagiamo al centro. Vediamo, vediamo. Dopo C5 siamo pronti a sviluppare il cavallo in C6. E il principale problema della posizione del bianco è proprio il cavallo in C3 che non è ben piazzato in C3. Ok, C5, D per C5, alfiere per C5. E ok. Penso che stiamo abbastanza bene. Arrocco, cavallo C6 è buona, alfiere B7 è buona. Il cavallo può andare da una parte e dall'altra. Jacopo Fsica, grazie mille per la sub. Ti si vuole bene. Ok, E4, questa è una buona reazione. E la cosa fastidiosa di E4 è che se noi non prendiamo la decisione qua, se non catturiamo, lui è pronto a fare E5. E5 inizia a cacciare il principale difensore del mio re da F6 e l'attacco inizia a prendere un po' piede. Quindi forse sarebbe stata più accurata invece che arrocco alfiere B7 proprio per impedire questa E4. Però ormai siamo qua e non possiamo lamentarci. Anche se ci sarebbe parecchio da lamentarsi in sta posizione, probabilmente. Siamo un po' indietro di sviluppo. È grave sta cosa in realtà. Cioè, più la vedo, più non mi piace. Bisogna prendere provvedimenti immediati. Vediamo Budella cosa dice. Guardando un po' di partite dei vari GM che giocano in italiano e spagnolo, spesso ho notato che, eccetto la casa di uscita iniziale dell'alfiere, dopo le mosse di preparazione sono davvero molto simili. Ma come mai non sono semplicemente l'una la variante dell'altra, ma hanno nomi diversi? Cosa cambia delle due aperture di fondamentale? Cambia più o meno tutto in realtà. Cioè che poi la partita standard, diciamo, le mosse standard siano simili, questo è, non dico un caso, però nella pratica. Prova a studiarle tutte e due e ti accorgerai di veramente mille differenze. Per esempio,
Già mossa 4, sulla spagnola posso mangiare in C6. Nella spagnola spesso posso mangiare in E4 e giocare la spagnola aperta. No, hanno molte, molte differenze. Ciao Mattia. Ok. Lui è un giocatore 1716, è strano vedere degli errori così grandi, però qua su torre 1 c'è subito alfiere per F2, no? È un errore abbastanza clamoroso. Alfiere per F2 guadagnerebbe una qualità, penso che cavallo per F2 sia ancora più efficace. Cavallo per F2, attacchiamo la donna. Se la donna si sposta abbiamo cavallo per D3, scacco di scoperta e poi forse anche cavallo per F4. Ciao Feffo, grazie mille per la sub. Ora su cavallo per F2 ci resta soltanto da calcolare alfiere per H7 che potrebbe essere spaventosa. Però su re per H7, cavallo G5 scacco, abbiamo donna per G5. Perché la sua donna è ancora in presa qua. Donna D3 non ce l'ha mai perché c'è il cavallo in F2. Quindi cavallo per F2 probabilmente è già vincente. Ciao Bash. Ho paura della tua domanda, Bash. Ciao, mister. Ho una domanda per te. Se domani dovessi scoppiare l'apocalisse di zombie e puoi scegliere solo due giocatori fra i top 10 per massimizzare i tuoi chance di sopravvivenza, chi sceglieresti e perché? Questa l'avevamo calcolata, no? E qua il problema del bianco è che c'è donna per G5. Se no, sarebbe stata una buona soluzione, ma la sua donna in presa addirittura con scacco è molto, 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 molto grave. Ma tu dici Apocalisse zombie. Mi sceglierei quelli che mi sembrano più sensati come personaggi, non lo so, più ragionevoli. E magari i più forti fisicamente. Scelgo Bashar Badarni perché è gigantesco. Vabbè, qua cagate a parte. Ok, qua abbiamo due pezzi in più e la partita finirà molto presto. Tra l'altro, mi ha scritto in chat questo giocatore e mi fa: "That didn't go well for me." Puntini, puntini. Eh no. Poteva andare meglio. E vabbè, sviluppiamo i pezzi e buona. Allora, il bianco non aveva donna E2 quando. Quando qua su cavallo per F2 sì, c'è donna E2, ma non cambia, mangio in D3 con scacco e dovrei essere tranquillo. Allora, stiamo facendo, cioè sto registrando in questi giorni sul social rosso una speedrun, porco cane. Partita G6 in pre-move. Una speedrun, ho iniziato a registrarla che avevo circa 1400. Adesso siamo quasi a 1700. E quindi non so. Siccome non ho voglia di fare partite troppo impegnative, mandiamola avanti anche sui social Viola. Allora, commento sui candidati, ti aspettavi questi risultati? Diciamo che non sono dei risultati eccessivamente sorprendenti finora. Ok, c'è stato qualche ribaltone inaspettato, qualche partita confusionaria, però diciamo al limite del ragionevole, insomma. E in testa c'è Nepo, ce lo potevamo aspettare. E è ancora tutto aperto, no? Ci sono ancora 3 turni e saranno importantissimi i prossimi.
Usiamo un linguaggio consono, per favore, Bash. Ah, Basovi in mezzo a tutti gli altri non è un po' un fattorino delle pizze? Sì, è un fattorino delle pizze che si è qualificato per il torneo dei candidati comunque. Quindi sì. Parzialmente, direi. No, non è troppo friendly, Bashar. Ok, il nostro avversario si è ritirato e ci sta. E andiamo avanti con un'altra. Siamo arrivati a 1699. Andiamo avanti con un'altra partita. Giochiamo contro Mab Ster Sigma dalla Danimarca. Ok, il nostro avversario ci prende il centro con D5 e 5. E ok, qua la mossa più logica probabilmente è giocare C4 per massimizzare l'attività di questo alfiere. E reagire subito contro il forte centro del bianco. Cavallo F6. E qua siamo entrati pari pari in un dragone accelerato in contromossa. Quindi, ok, nel social rosso, nella sezione Duplus, qua ho consigliato la mossa cavallo F3, che è una mossa un po' particolare, perché sembra più naturale, no? Cavallo C3, che va subito a scalzare questo cavallo, ma in realtà le due linee si sovrappongono e semplicemente cavallo F3 forse è un filino più furba, perché allora innanzitutto a basso livello E4 può capitare, E4 sarebbe già un errore grosso perché c'è donna A4 scacco e il pedone è perso. Cavallo C6 è la mossa migliore e dopo arrocco, qua il nero deve essere veramente molto accurato. Perché la mossa corretta qui è cavallo B6, che è una mossa molto meno spontanea se nessuno sta attaccando questo cavallo. In realtà, alfiere C5 potrebbe essere anche un'alternativa interessante, però qua, come spesso accade quando c'è pedone in E5 e l'alfiere in C5, può esserci cavallo per E5, che è una mossa da valutare qua. Secondo me è buona. Cavallo per E5, l'idea è che dopo cavallo per E5 D4. Il bianco sogna di avere più pedoni al centro. E tra l'altro qui, non so, forse ci prendiamo anche la coppia degli alfieri, alfiere C5. Sì, dai, proviamo a fare cavallo per E5. Qui il nero ha due alternative, o mangia in E5 e si becca D4, oppure alfiere per F2 spesso. Così è scacco e su torre per cavallo per E5 e anche in quel caso sarebbe un cambio. Però diciamo che alfiere per F2, torre per F2, bianco ha due pedoni centrali, la colonna F già aperta, quindi è ok. D4 qui. Palagut dovrebbe essere ancora un punto sotto, mezzo punto sotto. No, come è che si chiamano? I colloqui per diventare moderatori sono ancora chiusi. Diavolo rosso nero, corretta per me. Ah, grande Jacopo F. Sica, che è anche il suo compleanno. Grandissimo, auguri. Non avevo letto il messaggio. Ok, vediamo cosa deciderà di fare, perché alfiere D6 perde, no? Possiamo mangiare il cavallo e stiamo attaccando simultaneamente sia l'alfiere che il cavallo in D5. E quindi il nero decide di fregarsene completamente e giocare arrocco. Però questo ci dà un pedone in più, perché se
Se facciamo i conti, noi abbiamo mangiato in E5 col cavallo. Il nero ha rimangiato in E5, abbiamo fatto D4 e qua ci riprendiamo il pezzo senza aver perso neanche un pedone. Ma noi un pedone ce lo siamo portati a casa, il pedone centrale. Quindi la posizione del bianco è fantastica qui. Coppia degli alfieri, un pedone in più centrale e 0-0 debolezze. Forse C5 si è spinto troppo in là, ma è in più, quindi va bene lo stesso, come dice Lundini. Ciao, cavallo di 2, idea cavallo E4, cavallo D6. Se il cavallo riesce a stabilizzarsi in D6 diventa ingestibile. Allora, vi posso... In realtà il paradosso del compleanno è una cosa di probabilità che mi ricordo anche abbastanza bene. Però decido di skippare questa spiegazione. Avrebbe dovuto fare alfiere per D4. Gianni Jam dice questa cosa. In realtà è scorretto quello che dici, perché su D4, se lui fa alfiere per D4, io rimangio di donna... E sto attaccando entrambi i cavalli, anche in questo caso. Quindi, cioè, su alfiere per D4, donna per D4, lui ha entrambi i cavalli in presa, non riesce a difenderli entrambi. Quindi, anche questo sarebbe stato peggio di giocare al Rocco. Grande Goya. Ok, dopo alfiere F5 adesso ci lascia, ci permette di entrare in D6. No, ma alfiere F5 è una mossaccia, no? È un pezzo che attaccabile, che arriva sospeso, si mette a tiro di E4, si mette a tiro di tutto. E dopo cavallo D6 a mossa 12, la posizione del nero è già senza speranza. E infatti arriva l'abbandono immediato. Va bene, dai. Due belle partitine.